Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questa mini guida sarò velocissimo, promesso, dove vi spiego come copiare i file, i giochi o quello che sia, all'interno della nostra Steam Deck. Sembra banale, ma siccome è un vero e proprio PC Linux, con architettura Arch Linux, scusatemi, avevo sbagliato sulla recensione perché avevo visto Debian e non mi ero informato bene perché sulla loro pagina continuano a dire Debian, ma in realtà era SteamOS 2, invece questo è SteamOS 3 che si basa su Arch Linux, quindi ci avete ragione. Come anche la diagonale non è 16 nonima, è 16 decimi, ma abbiate pazienza, ho girato praticamente e montato tutto di notte in 2 giorni. Vi chiedo umilmente scusa. Tornando a noi, ci sono vari modi per copiare i file all'interno di questa bestiolina. Oggi andiamo a vedere i due metodi che secondo me sono quelli migliori e più veloci. In entrambi i metodi sarà necessario passare alla modalità desktop. Quindi, una volta accesa la vostra Steam Deck, vi basterà premere il tasto Steam, scorrere giù fino alla voce on/off e selezionare Passa al desktop. Fatto questo, la console si riavvierà e lancerà la modalità desktop, dove abbiamo la possibilità di muovere il mouse, di aprire il gestore file, di aprire le varie applicazioni, eccetera. Il primo metodo è quello più semplice ma anche un pochino più lento e richiede qualche spiccio, nel senso è necessario utilizzare un hub USB da collegare alla Steam Deck per passarci dentro i file precedentemente copiati o dentro una micro SD che colleghiamo al nostro computer oppure dentro una pennetta USB. Ci sono diversi hub su Amazon che partono da 7 euro per arrivare anche sopra i 50 se vogliamo utilizzare delle dock station. Vi lascio linkato in descrizione le tre tipologie principali. Quello che utilizzerò io è una tipologia media, diciamo così, che non è semplicemente un hub USB, ma ha anche l'uscita HDMI per volendo collegarla ad uno schermo. Quindi nel mio caso ho un ingresso USB tipo C per la ricarica, tre ingressi USB normali, un ingresso micro SD e un ingresso SD card con adattatore. Tornando sul nostro computer, che sia Windows, Linux o Mac in generale, inseriamo la nostra micro SD o pennetta USB all'interno del PC e questa volta non è troppo importante il file system perché trattandosi di una console con Linux è tranquillamente in grado di leggere sia NTFS che FAT32 che ultimamente anche exFAT. Quindi la potete tenere nel formato di file system che più vi piace. Lo step da fare sul computer è semplicissimo, basta selezionare i file che vorremmo mandare alla Steam Deck e copiarli all'interno della micro SD. Faccio un esempio, adesso prendo due o tre ROM a caso. Effettuata la copia, rimuoviamo la micro SD dal PC e andiamo ad inserirla tramite l'hub nella Steam Deck. E visto che siamo in modalità desktop, sfruttiamo l'hub anche per collegarci un mouse USB, così mi muovo in maniera più comoda, anziché utilizzare i trackpad che comunque sia sì, nella portabilità sono buoni, ma quando hai a disposizione un mouse, ragazzi, usate il mouse. Colleghiamo, eccoci. Allora, ora sto muovendo il cursore con il mouse collegato e la Steam Deck mi dice che ha trovato una nuova periferica esterna. Primary è la mia micro SD da 256 GB già inserita all'interno della Steam Deck, mentre questa da 32 GB, ovviamente ne vede di meno, è collegata. Nel nostro caso basta selezionare Mount and Open ed ecco il contenuto della micro SD che abbiamo prima messo nel nostro PC. Per copiare i file la cosa migliore è mettersi in modalità split. Ora semplicemente bisogna dirgli dove vogliamo copiare questi file. Quindi in questo caso, per esempio, sono ROM del Neo Geo, mi posiziono sulla directory delle ROM del Neo Geo, avendo anche il Final Burn, le seleziono e faccio copia e incolla. Io in questo caso alcune ROM già ce le ho al suo interno perché questa copia l'avrò fatta 1000 volte. Lo faccio applica a tutti e sovrascrivi. Ed ecco che ha completato la copia. Voi con questo meccanismo copiate tutti i file all'interno della micro SD utilizzando il vostro PC, la collegate alla Steam Deck e fate il copia e incolla. È una procedura un po' lenta a livello di copia perché comunque sia dovete prima passare i file su una micro SD e poi passarli all'interno della Steam Deck. Però è molto semplice e ecco, dovete investire giusto 7-8 euro per un hub USB che poi magari potreste anche già avere in casa.
Il secondo metodo è un pochino più complesso da configurare, ma non richiede alcun costo aggiuntivo perché sfrutteremo la nostra rete wireless di casa che ormai abbiamo tutti per trasferire i file dal nostro PC alla Steam Deck via wireless. Per fare questo è necessario utilizzare l'applicazione Warpinator e va installata sia nella Steam Deck che nel PC. Partiamo dalla Steam Deck. Io ce l'ho già installata, ma i passaggi da fare sono semplicissimi. Basta andare sul gestore pacchetti, posizionarsi sulla ricerca, aprire la tastiera perché a quanto pare Steam ancora non ha capito che se mi posiziono su un campo di testo mi devi aprire la tastiera, quindi premere insieme Steam e X e digitare Warpinator. Una volta trovato tra i suoi repository non dovete far altro che andare qui e premere install. Io in questo caso remove perché ce l'ho già. Premendo install potrebbe apparirvi un'altra finestra di conferma, date sempre ok e partirà la procedura di installazione. Terminato tutto, chiudete il gestore dei pacchetti e vi troverete l'icona direttamente sul desktop. Se non la trovate sul desktop, come su Windows, premete Start, diciamo così, ho appena bestemmiato, andate su Utilities ed ecco l'applicazione. Andiamo ad aprirla. Ora nel mio caso io ho già il computer trovato perché ho già inviato i file, ma nel vostro caso troverete una finestra completamente vuota. Il primo passaggio da fare è andare quassù sul menu, preferenze, e nella scheda connection controllare cosa c'è scritto su group code. Di default troverete Warpinator. A me però ha sempre dato problemi, quindi l'ho rinominato Steam Deck. Qui ci potete scrivere tutto quello che volete, è come se fosse il nome computer di questa console. L'importante è che poi mettete questo identico parametro anche all'interno del PC, come andiamo a vedere tra poco. Cambiata questa voce e cliccato su Set Code oppure lasciato Warpinator come volete, chiudiamo le impostazioni e chiudiamo l'applicazione. Tornati sul nostro PC, andiamo a scaricare Warpinator. Nel mio caso, visto che sono su Windows, prenderò Wimpinator. Vabbè, se io qui vorrei sapere chi gliela dà di sti nomi. Comunque vi metto i link in descrizione di dove andare a prendere tutto. Andiamo nella sezione download e scarichiamo 32 o 64 bit. Io ho preso la versione a 64 bit, anche se ho visto che alla fine ve le installa tutte e due e che quella che dà meno problemi è quella a 32. Comunque sia, vi consiglio di prendere la versione a 64. Una volta completato il download, facciamo doppio clic sul file e procediamo all'installazione premendo sempre avanti, avanti, avanti fino ad arrivare alla fine. Io ora non la faccio perché ce l'ho già installato. Terminata l'installazione, vedremo che tra le applicazioni di Windows sono apparse queste nuove due voci, Warpinator normale e Warpinator X64. Nel mio caso ho utilizzato quello normale perché ho trovato una maggiore compatibilità. Anche qui lui già vede la Steam Deck perché già mi sono collegato, ma in realtà voi non troverete nulla. Come all'interno della Steam Deck, andiamo su File, Preferenze e nella scheda Connection andiamo ad assegnare su Group Code la stessa scritta che abbiamo messo prima all'interno della Steam Deck. Nel mio caso ho scritto Steam Deck, nel vostro troverete in entrambe Warpinator. Se il collegamento non funzionerà alla fine tra Steam Deck e PC, andate a toccare anche l'interfaccia di rete che deve utilizzare il programma, perché normalmente è impostata su automatico, ma a me per esempio dava errore, ho dovuto mettere manualmente di utilizzare il wifi. Se siete collegati via cavo potete dargli semplicemente Ethernet, dovete fare qualche prova nel caso in cui la connessione non vada a buon fine. In generale via wifi non dà quasi mai problemi. Diamo ok e chiudiamo l'applicazione. Ora che abbiamo configurato tutto, prima apriamo Warpinator sulla nostra Steam Deck e ci mettiamo in attesa senza premere nulla. Poi apriamo Warpinator sul nostro PC, gli diciamo refresh list e a questo punto lui vi troverà la Steam Deck. Facciamo avanti e selezioniamo il computer all'interno della Steam Deck. Ora siamo pronti per il trasferimento dei file perché la Steam Deck e il PC sono collegati. Ora che siamo pronti ad inviare i file alla console, andiamo prima a modificare un paio di voci che ci faranno comodo poi se utilizzeremo questo strumento da adesso in poi. Sempre su impostazioni preferenze, sulla prima scheda generale, andiamo a dirgli che non c'è bisogno che ci chieda la conferma di trasferimento per ogni file, se no ogni volta che ne mandate uno vi chiederà vuoi trasferire veramente questi file, eccetera. E andiamo a selezionare la cartella
dove vogliamo che questi file vengano copiati. La potete mettere su documenti, sul desktop, su download. Io per una migliore organizzazione mi sono fatto una cartellina che si chiama Incoming, dove voglio che tutti questi file vengano trasferiti in automatico. Una volta selezionata anche la cartella, siamo a posto, possiamo chiudere le impostazioni, selezioniamo il nostro computer, andiamo sul PC ed inviamo qualche file. Abbiamo la possibilità sia di inviare un singolo o più file o direttamente una directory, in questo caso inviamo qualche file. Ne seleziono qualcuno così a caso. Facciamo open ed ecco che parte il trasferimento direttamente alla Steam Deck. E come vedete è un trasferimento anche abbastanza veloce, siamo sui 20 megabit per secondo, quindi è comunque superiore a una micro SD di fascia bassa. Ecco qua, nella Steam Deck ora ho 5 file copiati. E se andiamo a vedere all'interno della directory, nel mio caso Incoming, troviamo i file che ho appena inviato. Questa procedura, una volta impostata, è molto più immediata rispetto al passaggio della doppia micro SD o USB che abbiamo visto prima, soprattutto per i file che non sono proprio giganteschi. Vi dico, io ci ho trasferito anche 20-30 giga e ci volevano intorno ai 10 minuti, quindi questa è un'operazione che potete fare soltanto quando tenete la Steam Deck in carica, perché sennò vi se magna la batteria. Però per i piccoli trasferimenti quotidiani, volete inviare delle ROM, degli emulatori, eccetera, è un'ottima soluzione, soprattutto se non volete spendere quei 7-8 euro oppure se non avete dietro un hub USB. Fatto tutto il procedimento, per tornare alla modalità gioco basterà premere questa icona. Bene ragazzi, per questa guida è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro e anche abbastanza veloce. È una mini guida che vi ho fatto apposta perché poi adesso, quando faremo uscire il video di configurazione degli emulatori, comunque sia già sapete come vanno copiati i file all'interno della console e non vado ad allungare quel video lì. Ma in generale magari anche una piccola guida utile anche per chi deve scegliere se comprarla oppure no, almeno sa già cosa ha di fronte, perché questa è una delle poche console che non potete assolutamente levare la micro SD, copiarci file all'interno e poi rimetterla dentro, non senza smanettarci, perché ci sono programmi che su Windows ti permettono di vedere anche l'ext4 come estensione, che è quella di Linux, oppure persone che utilizzano PC Linux che a quel punto possono farlo, basta levare questa, metterla su un PC Linux e lì la vedi come una normale micro SD. Però per l'utente medio comune, diciamo, questi secondo me sono i due metodi migliori e più immediati per inviare i file all'interno della nostra Steam Deck. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.